La maison sans plus grand. Mi è doveroso dire che è troppo poco per lo spessore del professor Samarco e di questo libro presentarlo così in pochi minuti come sta accadendo oggi. E le avrebbe dovuto fare da scenografia, diciamo, a questa presentazione, un'uscita di costumi messa a amici indossati proprio dai ragazzi, però poiché siamo proprio a Natale, a freddo, a dicembre, i costumi messati, detto Rosanna Calcagnile, che con il cuore e con l'affetto è presente con noi oggi qui, insieme con gli impegni della sua scuola di moda, Rosanna Calcagnile costume, Rosanna diceva che le ragazze devono essere scalze per presentare i messapi e il Re Artas, che l'avrebbe dovuto fare il nostro design, professor Samarco, ecco quel ragazzo lì, doveva essere a dorso nudo, non ce lo siamo sentiti ascoltare questi ragazzi sotto la palla con questo freddo. Però professor Samarco, io ti faccio una proposta. Insieme con Rosanna Calcagnile, se a te va, ritorniamo a Campidoglio solo per presentare i messapi. Cioè io faccio questa proposta oggi durante il 2011. Troviamo insieme con l'onorevole Santori, che tu hai conosciuto prima, io ti do scusa con il trancuso, non te l'ho presentato di persona, però non mancherà l'occasione, perché come hai visto Fabrizio è un carissimo amico, noi ritorneremo a portare il nostro talento, in questo caso, attraverso i messapi, e magari anche da grande storico trovare un collegamento, non mancherà con i romani, con questa atmosfera magica del Campidoglio. A te la parola, caro Fernando. Io sono molto onorato di essere tra voi, di essere stato invitato così calorosamente, gentilmente dall'amica Guadiana e di essere in questa prestigiosissima sede in compagnia di tanti bei amici che ho conosciuto ieri sera e ovviamente in questa cornice. Devo parlare di Artas, vediamo un po' di strutturarlo così. Io vi faccio una panoramica generale non noiosa, in modo tale da gradire un po' questo che so. Magari a Pasquale facciamo recitare l'ultima parte, proprio il discorso conclusivo di Artas con una suggestiva base di Vangelis, che, dove Artas lancia il grande messaggio della filia mediterranea, che ovviamente include tutte le sponde, le sponde balcaniche, ma rivolge lo sguardo verso gli Indi mediterranei ancora più lontani. E questa visione che ha Artas alla fine, proprio nell'ultimo convegno di Rudine, l'antica città vicino a Lecce, è una visione prospettica che potrebbe affascinare anche il mondo moderno, questo abbraccio uniforme in mezzo a questa grande filia che dovrebbe unire gli antichi popoli del Mediterraneo. Provengo da un paese che si chiama Manduria, è un antico paese messapo, si trova nella provincia di Taranto, ma diciamo si sta nel Grande Salento, come dice il professore. E ricordo da fanciullo quando mio padre, artigiano, mi portava con la bicicletta a vedere gli scavi delle Grasse. Manduria è la città più monumentale della Messapia, ci sono grandi mura, ma proprio grandi, alte fino a 7 metri. Ci sono fossati, ci sono necropoli, ci sono sottopassi. E un bellissimo parco archeologico, ahimè misconosciuto ai molti, ma occorrerebbe essere valorizzato e lanciato a livello globale, specialmente nella speranza di questo scambio culturale fitto e, diciamo, molto proficuo fra le due sponde, quelle salentine e quelle balcaniche. Ovviamente questo sarebbe il primo invito per i Balcani a conoscere la Messapia e per i Messapi o i Salentini conoscere questa terra che è di rimpetto e quindi la grande Albania. Scavò a Manduria in quegli anni, parlo di tanti anni fa, anni 50, insieme a Nevio De Grassi, un grande archeologo dell'Università di Bari, poi sovrintendente anche della sovrintendenza, un albanese, una grandissima albanese, si chiamava Miluta Marin ed era di Vlore ed era assistente del professore De Grassi. Bene, la Miluta Marin ha scavato a Manduria, quindi questo dovrebbe farsi conoscere a livello globale, questa importante figura che ha dato una grande mano sostanziale per la riscoperta dei resti dell'antica Messapia. Io ricordavo quando piccolino vedevo riesumare questi elmi, questi scudi, questi cinturoni,
Potete immaginare la mia meraviglia da piccolo studentello di scuola elementare, vedere tutte queste colonne del passato e mi hanno veramente conquistato e tracciato, diciamo, questa mia vita dedicata alla ricerca del mondo antico, colossale. Artas è un grande personaggio che si innesta molto bene in questa storia dei Messapi e diciamo il re per eccellenza. Le origini di Artas sono illiriche, indubbiamente, ma più da parte di padre che da parte di madre, ma anche la madre, se vogliamo, la Perizzidia, è di origine acarnana. La Carnania è un po' greca, un po' meno illirica, ma comunque balcanica. Sapete benissimo voi il Golfo di Arta, si chiama tuttora il Golfo di Arta, al cui promontorio c'è Azio. Non vi ricordate la grande battaglia di Azio fra Augusto e Antonio? Bene, in quella zona, vicino a Filochia, ecco, da quella zona deriva la famiglia dei Moldates. Moldate è una fratria acarnana che si trapiantò in Messapia. Artas invece proveniva prevalentemente dall'Illiria, perché i Plarri è un cognome, una fratria, un antroponimo usato in quel periodo molto noto, sia in Illiria sia in Messapia, derivavano dalle spoglie. Quindi abbiamo un Artas sicuramente di origine illirica, ovviamente poi precisato con l'espansione del V secolo, stiamo parlando del V secolo. La grande colonizzazione illirica ha circa un ventaglio di 6 secoli, dal 1100 avanti Cristo, pensate sono già le prime tracce di Illiri nel Salento, come a Messapia, sono state trovate alcune tracce vicino al castello di Messapia, di alcune evidenze illiriche del periodo, e arriva poi fino al VI secolo. VI secolo poi si struttura la etnia messapico-salentina e a quel punto si può parlare di vera e propria etnia messapica. Molti hanno detto, ma questi Messapi chi erano, chi sono, che cosa hanno costituito nella storia, nella loro matrice. È difficile definire la compagine etnico-geografica della Messapia vera e propria, in quanto la Messapia non è altro che una risultanza di diverse componenti etniche che non sono solo illiriche, sono componenti etniche anche greche. C'è una notizia del Pais, che è un più grande storico di fine 800, inizio 900, che parla anche di una penetrazione di Locresi in Messapia. Ma ci sono anche leggende, no? Erodotee si parla dei cretesi, non scappati miracolosamente al naufragio di ritorno dalla Sicilia mentre facevano una spedizione punitiva contro Camico nei pressi dell'attuale Comiso, per punire il loro re perché per aver ospitato Dedalo. Quindi Minosse II era poi morto durante l'assedio e Iapix era tornato con tutta la flotta verso Creta. Ma tornando verso Creta ci fu questo disastro, questo grande temporale marino che indusse i naviganti a rifugiarsi nel Salento. Dire che il Ressale è stato il loro primo grande. Artas ha il pregio di aver lanciato questa terra a livello globale, diremmo oggi, a livello internazionale. Primo perché lui ebbe contatti diretti con Pericle e nelle Panatenee, ad Atene, che si celebravano i grandi Panatenee ogni 4 anni, lui vinse addirittura la gara delle quadriglie, denotando questo grande valore, non solo da grande stratega, da politico, da filosofo, ma da giurista, ma anche da atleta. E rientrò nelle grazie di Pericle. In questo libro c'è un bellissimo confronto dialogico fra Pericle in persona e Artas. Pensate un po' come se oggi il nostro presidente di provincia avesse contatti diretti umani con Obama, che so io, con i grandi del mondo. Tale era Artas nei confronti di Pericle. Pensate a un personaggio così poco conosciuto.